lettori e lettrici di Mamma Style, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò come realizzare del caffè in moka gustoso con l'aggiunta di un ingrediente segreto. Quella degli italiani col caffè è una storia d'amore unica. La moka Bialetti fa parte delle nostre case da anni e nonostante ci sia stata un'evoluzione in commercio delle macchine per caffè espresso con cialde o capsule automatiche e semi-automatiche, in tanti preferiscono ancora il gusto autentico del caffè in moka. Ovviamente esiste una regola per fare un caffè d'arte. Allora, la regola di Bialetti prevede 1 grammo di caffè ogni 10 di acqua, in modo da gustare al meglio tutte le sue proprietà. Ora vi svelo un piccolo segreto. L'acqua non deve essere quella del rubinetto, ma deve essere quella oligominerale e soprattutto a temperatura ambiente. Ma come dicevano gli esperti, alcuni tipi di caffè potrebbero avere bisogno di un tocco in più. Ecco che vi voglio svelare qual è l'ingrediente segreto per rendere il vostro caffè perfetto. L'ingrediente in grado di far risaltare il gusto del caffè è il cacao. Ovviamente lascia un like e iscriviti al nostro canale. Ho preparato il mio caffè con l'acqua a temperatura ambiente e oligominerale. Una volta riempita la caffettiera, posizionata sul fornello, la fiamma al di sotto della nostra moka dovrebbe essere sempre dolcissima, quasi al minimo. Pronto il nostro caffè o zuccherato a piacere. Io ho aggiunto del cacao già zuccherato direttamente in tazzina, ma se volete potete aggiungere un cucchiaio in superficie stesso nella caffettiera. Molto buono!